ogni tua parte del corpo e l'orecchio. Il vero è che massaggiare l'orecchio va a stimolare il nervo vago e ti farà rilassare. Andiamo quindi a vedere adesso insieme tutta una sequenza di esercizi che potrai mettere in pratica fin da subito. Nel primo esercizio andiamo a stimolare e a massaggiare questa fossetta sotto l'antielica. Questa è definita elica in termine medico, questa è l'antielica, subito sotto c'è una fossetta, proprio in questo punto. Infiliamo il dito e andiamo a fare dei cerchi, lenti e graduali. All'inizio fai scorrere il dito solo sulla pelle, senza una forte pressione, senza esagerare. Se vedi che ti fa piacere, puoi spingere un po' più dentro, un po' più forte, per aumentare il rilassamento. Fai dei giri in senso orario e poi in senso antiorario. Potresti sentire del rilassamento, potresti sentire della calma o magari non sentire proprio niente. Abbi pazienza, a volte i benefici sono immediati, a volte arrivano proprio alla fine della sessione. Rilassati e poi lo facciamo anche con l'orecchio sinistro. Andiamo a mettere il dito nel punto come prima e facciamo dei cerchi. Lenti, rilassati. Si vede bene il punto? Mi giro per fartelo vedere meglio. Cambiamo anche senso, senso contrario, rilassatamente. Se vedi che ti fa piacere, se vedi che stai già rilassando, continua pure, vai avanti. Vai avanti fino a quando non ottieni tutti i benefici di questo massaggio. Passiamo adesso alla seconda tecnica, che è una tecnica di stiramento. Andiamo proprio a prendere l'orecchio, gentilmente con il pollice, la parte dorsale del pollice, da dietro, e lo andiamo a stirare leggermente in fuori. Tengo una tensione costante, piacevole, senza forzare. E poi rilasso. Magari adesso mi sposto in fuori, ma anche un po' più in basso. Raggiungo una tensione piacevole. La tengo per qualche secondo e poi la rilasso. La stessa cosa la facciamo verso l'alto, in fuori e verso l'alto. Aggiungo la tensione piacevole, tengo e rilasso. Approfittane, fai un piccolo sorriso, ti aiuterà. E di nuovo mi riposo, prendo bene l'orecchio e lo tiro in fuori. Tengo qualche secondo, se fa piacere vado pure avanti per un periodo un po' più lungo e poi anche verso il basso, come prima. Facciamo due giri per ogni direzione. E verso l'alto. Questa è una tecnica che va a stirare non solo l'orecchio, ma anche tutti i muscoli circostanti, che arrivano anche fino alla temporomandibolare. Può essere utile anche in quelle persone che hanno problemi di masticazione o acufene. Lo facciamo anche dal lato sinistro, iniziando tirando in fuori, tengo la tensione, rilasso. Va molto bene in tutte le situazioni in cui lo stress e l'ansia sono la parte principale. Per esempio, una persona che soffre di bruxismo avrà grandi benefici da questi massaggi. Adesso spingo verso il basso, l'orecchio in fuori e verso il basso, tengo la tensione. Se ci pensi, il bruxismo non è legato tanto alla mandibola o ai denti, ma è una vera e propria risposta di stress e di ansia. Perché cosa fa un cane quando è aggredito? E digrigna i denti, proprio per proteggersi. Ed è così che anche noi non siamo dei cani, ma dai nostri antenati abbiamo imparato che nei momenti di stress digrigniamo i denti. Il bruxismo
deriva proprio da questa situazione. Spingiamo adesso, tiriamo verso l'alto per godere anche di tutti i benefici sul lato sinistro. Ed è per questo che se vuoi superare il bruxismo, il primo passo è calmare l'animo, rilassarsi, attivare il sistema parasimpatico. Questi esercizi, questi massaggi possono proprio fare al caso tuo. Il terzo esercizio invece è quello di massaggiare la conca, la parte posteriore dell'orecchio. Infila il dito nell'orecchio come se volessi pulirti le orecchie come fai la mattina, ma invece di spingere in dentro, spingeremo indietro. Proprio come se volessi stappare l'orecchio. Dai una spinta con la giusta pressione, senza esagerare, e poi andiamo a fare dei cerchi per massaggiare. Dei cerchi lenti, rilassanti. Prima in un senso e poi in senso contrario. Un piccolo sorriso fa sempre bene, non dimenticarti mai di sorridere. E poi lo facciamo anche dall'altra parte. Dito bene indietro, spingendo verso la parete posteriore dell'orecchio, facciamo dei cerchi. Se è doloroso, se è fastidioso, evita, evita. Deve essere piacevole. Puoi evitare un punto per farlo invece in un altro punto. Evita questo massaggio e fai gli altri che non sono dolorosi. Giro prima in un lato e poi in senso contrario. Il quarto esercizio è un esercizio invece di stiramento di tutti i muscoli laterali all'orecchio, perché il nervo vago ha anche delle diramazioni tutto intorno, che appunto coinvolgono la mascella, la temporomandibolare, e quindi se andiamo a stirare queste zone avremo dei benefici. Faremo proprio così, iniziamo da un lato, dal lato destro, appoggiamo la mano posteriormente all'orecchio e andiamo a stirare la pelle indietro. Tengo un po' di tensione, rilascio. O se no faccio dei cerchi. In questo modo. Lenti, progressivi, metto la tensione e torno. Metto la tensione e torno. Metto la tensione e torno. Poi spingerò un po' più verso il basso. Se prima andavo indietro, verso la parte posteriore della testa, adesso spingerò verso la spalla, in giù. Spingo, stiro e rilasso. Spingo e stiro e rilasso. Anche qui possiamo fare dei cerchi. Spingo, stiro, rilasso. Spingo e rilasso. E poi nella parte alta, proprio sulle tempie. In questo caso utilizzo la parte più dura della mano, l'appoggio sopra l'orecchio. E vado a fare un cerchio in alto e indietro. In alto e indietro. In alto, metto la tensione, la tengo per un po' e rilasso. In alto e indietro. Lo rifacciamo anche sul lato sinistro. La prima parte, mano dietro orecchio, spingo indietro, verso la parte posteriore della testa e rilasso. Facciamo un cerchio, spingo, rilasso, spingo, rilasso, spingo, rilasso, spingo e rilasso. E poi da qua spingo in giù. Sempre parto con le dita dietro l'orecchio, prendo la pelle, la trascino in giù e faccio un cerchietto. Spingo in giù, sento la tensione e la rilasso. Spingo in giù, tensione, rilasso. In giù. Così. Spingo in giù.
Benissimo. E per finire ancora, palmo della mano sopra la testa, sulla tempia, facciamo dei cerchi. Spingo in su tutta la pelle e torno in giù. In su e in giù. A me piace farli anche ad occhi chiusi. Ad occhi chiusi sono eccezionali. Perché riesci proprio a rilassarti, ad ascoltare la pelle che si muove, la pressione. E vedrai che ti sentirai subito più calmo. Ancora una volta un cerchio. E riposo. Il quinto esercizio, che io faccio molto frequentemente, preso dallo yoga, è una respirazione che ti aiuterà a calmarti. Si chiama respirazione dell'ape. Mettiamo le due dita centrali, il medio e l'anulare, proprio sull'orecchio, l'indice sopra la testa, il mignolo sulle guance e il pollice dentro l'orecchio. In questo modo non vado completamente a tappare, ma mi metto davanti per aumentare le vibrazioni. Da questa posizione faccio respiro e poi emetto delle vibrazioni. Proprio come fossi un'ape. Noterai che se schiacci troppo la vibrazione è piccola, senti poco rumore. Se invece schiacci poco, il rumore verrà amplificato e questo darà enorme rilassamento. Prova a farlo, facciamolo 5 volte insieme. Inspiro. E fuori. Inspiro. E fuori. Inspiro. E fuori. Inspiro e fuori. L'ultima volta, un bel respiro dentro l'aria e fuori. Benissimo, ultimo esercizio per concludere la sessione, mani una contro l'altra e strofiniamo forte, più forte che possiamo per creare un bel calore. Quando le sentiamo belle calde, le appoggiamo sulle orecchie, chiudiamo gli occhi, ci rilassiamo. E poi dalle orecchie le passiamo sugli occhi. Rilassiamo bene anche gli occhi. Bene, concludiamo ancora una volta con un bel respiro e con un bel sorriso che ci aiuteranno a stare bene, a stare più calmi. Non so se anche a te ha fatto l'effetto che ha fatto a me, ma adesso mi sento estremamente rilassato.